Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno». Oggi è il Vangelo della 29ª domenica del tempo ordinario. È il Vangelo di Matteo che viene proclamato e che ci raggiunge e che interroga la nostra vita. E nel Vangelo di Matteo vediamo come Gesù si trova di fronte a degli avversari che cercano di metterlo in difficoltà, facendogli delle domande. E questi avversari si rivolgono a lui in una maniera particolare, sono ipocriti naturalmente, perché dicono questo: «Maestro, sappiamo che tu dici il vero e che porti nella via di Dio». Inoltre, poi aggiungono, «sappiamo che tu non guardi in faccia a nessuno». Ecco, qui c'è da notare subito una sottile ironia dell'Evangelista, perché mette in bocca degli avversari una verità profonda, che è la verità dei discepoli, cioè quello che noi dovremmo vedere in Gesù, e invece lo fa dire appunto a chi gli è avversario. Ecco, questo versetto oggi potrebbe accompagnarci benissimo nella nostra giornata e anche durante tutta la settimana e farci riflettere. E veramente io vedo in Gesù colui che mi porta sulle vie di Dio, colui il Maestro, colui che è nella verità e colui che non guarda in faccia a nessuno, lo riconosco? Ecco, su questo dobbiamo veramente interrogarci. E poi, se lui è così, noi discepoli come dobbiamo essere? Come il Maestro. Quindi proviamo veramente anche noi a essere segno di verità per il nostro prossimo, per chi ci è vicino, e riflettiamo su questa piccola espressione. Gesù non guardava in faccia a nessuno, ma non perché era indifferente agli altri o perché aveva i paraocchi, no. E Gesù, come poi anche noi discepoli dobbiamo fare, Gesù aveva lo sguardo fisso sul volto del Padre. Ecco la luce che lui aveva, era la luce di Dio, la luce del Padre che portava e che lo faceva stare nella strada della verità e poter quindi annunciare le sue vie. Ecco, fratelli e sorelle, la parola che vogliamo portare oggi con noi è proprio questo: non guardava in faccia a nessuno, ma guardava perché il suo volto era continuamente rivolto a Dio per poter portare la sua luce ai fratelli e alle sorelle che incontrava. Allora diciamo con il Salmo: Signore, il tuo volto io cerco e il mio cuore di te questo dice, il tuo volto voglio continuare a cercare anche nelle strade che il Signore ha messo di fronte a me.